Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi darò 7 consigli per viaggiare. Anche se si sa, siamo in pandemia, anche se ormai l'Italia è tutta bianca o gialla, però comunque dobbiamo fare attenzione. Infatti, questi consigli non li do per la pandemia, ma in generale, cioè per quando diciamo questa pandemia sarà risolta, mi auguro il prima possibile. Ecco. 7 consigli per viaggiare. Primo consiglio: saper scegliere la meta turistica in base al periodo. Sì, ragazzi, è importante perché? Perché io ho sentito casi di persone dire: a Natale io non ci sono, vado in vacanza. Ah, dove vai? Vado in Australia. Invece no, bisogna saper scegliere in base al periodo, cioè io penso che magari per fare delle vacanze invernali è bello dove c'è tanta neve, invece per le vacanze estive, ben venga pure l'Australia, anche se lì è inverno quando da noi è estate, comunque è difficile spiegare, se ci siamo capiti. Consiglio numero 2: portare il necessario. Questo è un consiglio, ragazzi, che do anche a me stessa, perché io quando viaggio praticamente ci deve stare una valigia solo per le scarpe. Sì, è così, ragazzi. Invece io penso che quando si viaggia magari portare solo il necessario, cioè non ha senso portare tutto il guardaroba se si deve stare via solo 3 giorni. Che magari sono vestiti che non usi durante quel tempo che stai in vacanza. Consiglio numero 3. Se si va all'estero, munirsi di vocabolario oppure del traduttore. Ovviamente è importante, ragazzi, perché se si va in un paese straniero, per chi magari non conosce la lingua, è importante avere un mezzo di comunicazione. Non fate l'errore che ho fatto io, che sono andata in Inghilterra, io, mio zio e mia sorella. Praticamente ci siamo trovati letteralmente nei casini perché nessuno ci capiva, ragazzi. Vabbè, nel nostro caso è diverso perché comunque nonostante il traduttore abbiamo fatto schifo lo stesso. Quindi, assurdo, sì, lo so. Consiglio numero 4. Informarsi prima sul luogo in cui si intende fare la vacanza. Questo penso che sia importante perché se per esempio voi scegliete un luogo in cui la vita costa tanto e si sa che l'Italia sta in crisi, magari si rischia di andare in questo luogo in cui non ci si può permettere nulla. E se si deve stare in una vacanza in un luogo nuovo in cui non si può, mettiamo, che ne so, andare sulla spiaggia perché costa troppo e non abbiamo i soldi necessari, non si può andare al ristorante per lo stesso motivo, tanto vale scegliere una meta un po' più economica. Oppure se si deve andare in un luogo dove ci sta la guerra, no ragazzi, no, io preferisco evitare. Consiglio numero 5. Fare delle ricerche su tutte le attrazioni turistiche principali prima di partire. Sì, ragazzi, perché se per esempio si ha a disposizione una settimana, chiaramente, in quella settimana, mettiamo caso, tu devi andare lì che già devi sapere cosa trovi. Per dire, non è che vai lì e non sai cosa trovare, per esempio, quali monumenti ci sono, le attrazioni turistiche, i musei, magari non si sa niente. E si rischia praticamente di girare a vuoto, dopo alla fine si torna qui. Che hai visto? Ah, non ho visto niente, sono stato via una settimana, ma non c'era niente da vedere. E invece è sbagliato. Le cose da vedere ci sono, però bisogna informarsi prima. Consiglio numero 6. Portarsi dei capi di abbigliamento non proprio adatti al luogo. Questo sembra un consiglio controsenso, perché?
ovviamente se si va al mare, no, non ci si può, diciamo, andare per esempio, che ne so, con abiti pesanti. Oppure se si va in montagna non ci si può andare in prendisole. Però in realtà quello che voglio dire io è che se si viaggia, per esempio, io dico voglio andare in Grecia. In Grecia si sa che fa caldo, c'è il mare, però noi non possiamo sapere se magari una volta, che ne so, in Grecia c'è un giorno particolare in cui fa frescolino, quindi è bene portarsi anche qualcosa di pesante, oppure in caso contrario, se si va in montagna, è bene portarsi anche qualcosa di leggero, certo, un abbigliamento, certo, non riempire la valigia di cose inutili, per dire, perché non si sa mai il clima. C'è anche un clima dove di solito fa caldo, può fare freddo e viceversa. Quindi è bene portarsi magari un cambio in più. L'ultimo consiglio, che è il consiglio numero 7, cercare di fare le cose con calma. Faccio un esempio. Se per esempio noi vogliamo visitare, che ne so, la capitale del Giappone, grande com'è? Noi non stiamo via 3 giorni, ma ci facciamo una settimana, calcolando che comunque le ore di volo ci stanno, poi arrivi, devi andare in albergo, sei stanco, quindi è meglio fare le cose con più calma. Se invece, che ne so, io per esempio che sono abruzzese, voglio visitare Bologna, ci può stare anche che ci sto 3 giorni, perché tanto comunque Bologna, per dire, la posso visitare anche in 2 giorni. Quindi dipende, però cercare appunto di fare le cose con calma. Se uno non si può permettere di stare via una settimana, perché magari più stai via, più giorni stai via e più comunque il viaggio ti viene a costare, io il consiglio che do magari mettersi i soldi da parte e poi quando veramente tu una cosa la puoi fare, la fai, però non ha senso farla a metà. Una cosa o si fa bene o non si fa per niente, per come la vedo io. Ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.